Hola a todos vapers e bentornati all'angolo dello svapo, qui come sempre DJ Vise. Siamo qui oggi per parlare di una cosa un po' particolare. Arrivo, è un nuovo atomizzatore della iJoy ed è il Limitless. Eccolo qui. È un RDTA. Cosa hanno fatto quelli della Limitless? Secondo me hanno fatto una genialata. Hanno semplicemente... Andiamo a vedere cosa c'è nella scatola. Guarnizione, tip di ricambio, possibilità di monocoil con questa plastichina qui dentro. E poi c'erano, ci sono i viti di ricambio, le guarnizioni come ho già detto, e poi c'erano le coil loro che io ho montato su. Vetro di ricambio, che è qua. Vetrino di ricambio, questo è un po' più scuro rispetto a quello che è su, se non sbaglio. Cacciavite. Madonna mia. Boh, vabbè, qui dentro c'è un cacciavite, come potete vedere. Cacciavite. E poi il pezzo forte. Tac. Eccolo qui. Voi direte, bello, un bel tank. No. È un dripper. Loro cosa hanno fatto? Hanno unito i tank di una volta, tipo... Non ho neanche uno fuori, vabbè. Tipo, che ne so, un Clayto 120. L'hanno messo qui sotto. E sopra ci hanno appoggiato un dripper, direi un velocity, a vedere il serraggio delle coil. Io l'ho già rigenerato, ho fatto sì, non si vede niente, tutto buio. Ho fatto sì che le coil fossero più uguali possibili. Ok. E oggi mi è stato fornito, ovviamente per me, parlo per me, dall'HC. Andiamo a vedere subito come fare a mettere il cotone, perché secondo me ci potrebbe essere più di una possibilità. Allora, io qui mi hanno fornito anche questo, che è un nuovo tipo di cotone, la prima volta che lo utilizzo. Si chiama Creme Vape Lab. È del 2015, organico al 100%, maximum durability, super flavor, retention, authentic taste. Benissimo. Andiamo un po' a aprirlo. Madonna mia. Ok. Perché stavo per andare a prendere il Kendo, che però l'ho già usato e l'ho anche finito. L'ho aperto leggermente di merda, ma... Va bene, lo stesso. Dopo lo andrò a tagliare con le forbici. Adesso non andiamo in... No, devo andare a tagliarlo adesso, mi sa. No, scherzavo. Ok. Già meglio. E andiamo a mettergli il cotone, perché secondo me le possibilità sono due. Del tipo... O lo si mette dentro, lo si taglia, magari leggermente più lungo di un altro dripper, che bisogna metterli, come si sa, all'interno del deck, e lasciarlo cadere all'interno del liquido, così quando voi... quando il cotone sarà asciutto, basterà girare leggermente il... l'atomizzatore e il cotone si bagnerà, oppure lasciarlo proprio lungo, fargli la solita stecca lunga, infilarla dentro e andare a mettergli fino in fondo il cotone, che anche quella secondo me potrebbe essere una buona idea. Allora andiamo a vedere e a pensare come dripparlo. Allora, dato che è verde e siamo in tema, io utilizzerei il Power Dynamite di Wender per vedere com'è anche l'aroma. Oppure potrei provare anche... No, andiamo col Power Dynamite. Caricherò oggi o domani, insomma, la recensione del Power Dynamite. Cosa dire di questo atomizzatore? Allora, due prese d'aria qui sopra, il tip si svita così. Le filettature sono molto molto piccole, però sono fatte molto molto bene. Questi due giorni ce l'ho col molto molto, non so il perché. Qui all'interno si andrà a mettere il liquido che colerà all'interno del tank, diciamo, perché questo, tra virgolette, pezzo sotto è un tank. Pin, ovviamente, sporgente, quindi si può andare a mettere su tubi meccanici. Io adesso lo proverò sulla Tagbot, che ci siamo, perché purtroppo l'altra ho la batteria un po'
malmessa. Quindi prendiamo l'attack bot e su sono venute fuori delle coil con quelle prefatte loro da 0, qui, da 0,15, 0,15 mi sembra di sì. Quindi andiamo a provare anche il cotone. Prima volta che lo utilizzo, vediamo se riesco. Anzi, prima andiamo a vedere se si accendono ancora contemporaneamente. Che allora, lo vedo qua che sono. Ci siamo quasi. Allora, può essere che i fili non siano chiusi bene, perché con quel cacciavite che c'è su, essendo molto corto, non si riescono a serrare molto bene i fili. Quello che sente in sottofondo è il mio cane che si gratta. Tanto per essere precisi. Ok. Perfetto, perfetto. Allora, mentre aspettiamo che si asciughi, che si, scusate, che si raffreddino le coil, andiamo a vedere questo cotone. Mi hanno detto che è molto molto utilizzato e va molto bene. Vederlo, eccolo qua. Spero che non sia come... Ah, qua proprio stacchi. Ah no, ok. Allora, vediamo se riesco a trovare. Eccolo qua. Questo è l'inizio. Sembrerebbe un buon cotone. Qua ovviamente, come sempre, io non ho le forbici. Allora, aspettate un attimo, vado a prendere le forbici e poi andiamo a drippare insieme. Eccoci qua, sono andato a prendere le forbici, ok. Adesso andiamo a tagliare il cotone, intanto metto qua in rilievo Power Dynamite. Andiamo a tagliare il cotone. Si taglia molto facilmente, anche se le forbici mie non tagliano quasi un cazzo, ma mettiamo anche, diciamo, un po' di marchetta, tac. Power Dynamite. Ok, allora, tanto sembra molto molto sottile. Spero di trovarmi perché ho solo questo cotone qui. Le coil si sono raffreddate nel frattempo. Vediamo come sempre, io toglierei sto pezzo qua. Ma cavolo, è molto 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 sottile, però devo dire la verità che va molto bene, non si infrange. Ok, facciamo come sempre la nostra puntina. Ok, andiamo a infilarla all'interno. Qua purtroppo non sono riuscito a vedere molto bene. Voilà, molto comodo. Allora, adesso il dubbio è, le lascio lunghe e le metto all'interno o le taglio corte? Io quasi quasi le taglierei corte, quindi farei questo, come fosse un dripper normale. Si sono già comunque abbastanza lunghette. Ok. Andiamo a metterle all'interno dei forellini. Forellini, sono due a lesatura abbastanza grandi. Ok, andiamo a infilare bene dentro il cotone. Sempre con... Devo dire, guardate, il cotone va veramente bene. Ok. Ecco qui. Andate a metterle qui dentro. Qui, vedete? Andiamo a mettere, secondo questa mi sa che
Allora, come lo vedete, è tanto sottile, però una volta che voi non sembra, con la telecamera del telefono non è che si veda benissimo. Secondo me, sembra, si vede attraverso, poi quando andate a rotolarlo, diventa perfetto, abbastanza spesso. Speriamo che vada bene. Togliamo questo, ok. Facciamo come sempre su, bene. Allora adesso faccio anche quest'altra parte, se no non arriviamo. Quindi adesso finisco e poi svapatona e considerazione finale. A dopo. Ok, eccoci qui. Liquido messo. Drippato. Pronti? Sentiamo un po'. La cosa bella di questo tank, come ho detto prima, è che quando voi finite il liquido nel cotone basterà riempirlo, ma vedete come fai? Ovviamente è pericoloso, cioè non puoi inclinarlo perché c'è il foro e dopo guardate, qui c'è, se vedete questa macchina qui è la goccia dove c'è da mettere il liquido, io faccio questo. Guardate. Questa è tanta roba perché non cola. Voilà. Adesso il cotone è bagnato e io vado a dare una svapata. Fa veramente tantissimo vapore. Il cotone risponde benissimo, devo dire, non avevo mai pensato di avere un buon cotone del genere. La prima volta che lo provo va molto molto bene. Vapore ne fa tantissimo. Per me questo è un ottimo prodotto. Ovviamente è la solita, non è la solita solfa, nel senso. Con il prezzo basso, come un Peerless, ve lo portate a casa perché comunque sono 40 euro. È abbastanza semplice come prodotto. È rivoluzionario perché ha il serbatoio di un tank e il gusto di un dripper. La resistenza la fate voi. Non ci sono soprattutto problemi. E di doverlo svitare tutte le resistenze, poi basterà che apriate il tappino, mettiate il liquido, coil, facilissime anche da drippare, scaldare, non scalda neanche tanto perché comunque l'ho fatto, questo è il quarto tiro se non sbaglio. Veramente, ha un ottimo gusto, gli darei come gusto un 7, che come voto non è male, resistenza al calore vi darei un 8. Qui tiene tantissimo liquido, se non sbaglio saranno un 3-4 ml di liquido, per me li tiene. Quindi ragazzi, cosa dire? Se volete un atomizzatore, sì, un atomizzatore, un dripper insieme a un tank con 40 euro lo portate a casa, questo secondo me è il top. Ho parlato del Limitless, oddio, iJoy. Il cotone era il Creme Vape Lab, molto molto, direi, performante. E il liquido era il Power Dynamite. Ragazzi, che dire oltre a questo? Io vi saluto, ricordatevi l'atomizzatore che è tanta roba. E con questa svapata vi saluto e buona svapata a tutti!